Signore e signori, buonasera. E a nome del coro polifonico comunale di Villa Santo Stefano e del direttore Guido Iorio, vi do il più cordiale benvenuto a questo evento che per la 15ª volta il coro polifonico comunale tiene in occasione delle festività del patrono del nostro paese. Vi proporremo alcuni brani natalizi e dei brani classici del repertorio sacro tradizionale, tutto in onore di una figura a noi tanto cara, quella di Santo Stefano, primo martire. Introducendo il primo brano del concerto, è d'obbligo ricordare che tra le opere più importanti di Don Lorenzo Perosi, musicista della prima metà del Novecento, si inseriscono due messe pontificali che venivano eseguite regolarmente nella Basilica Vaticana alla presenza del Sommo Pontefice. Tratto dalla Missa Prima Pontificalis, vi faremo ascoltare Gloria. L'esecuzione è per coro a tre voci dispari. Le parti soliste sono affidate al soprano Maria Grazia Molinari, al tenore Enrico Talocco e al basso Giulio Rossi. All'organo Eleonora De Filippis dirige Guido Iorio. Thank you.
antiche tradizioni francescane è il canto del Tota Pulcra. È una composizione che nasce dall'unione di alcune antifone dei primi vespri della festa dell'Immacolata Concezione, tratte dal Cantico dei Cantici e dal Libro di Giuditta. Lo ascolterete nella versione di Don Lorenzo Perosi. Canta il basso Giulio Rossi, accompagnato all'organo da Riccardo Tiberio. Non ha bisogno di presentazioni. Ha origini irlandesi e negli anni è diventato famoso in tutto il mondo ed è stato eseguito dalle più grandi orchestre, dai più grandi cori e dai cantanti più famosi. Adeste Fideles. In questo momento, inoltre, diamo il benvenuto nel coro ad un giovane allievo della classe di canto della Scuola Comunale di Musica, Edoardo Cicciarelli, che interpreterà la parte solistica del brano. A lui va un grandissimo applauso da tutti noi. Adeste Fideles, all'organo Eleonora De Filippis, canta Edoardo Cicciarelli. Thank you.
Vergine tutto amor. È una preghiera alla Vergine Maria che viene esortata ad avere pietà e far grazia ai peccatori del mondo. Il brano è stato composto da Francesco Durante, che è stato un compositore stimato della scuola napoletana. Allievo di Alessandro Scarlatti, divenne insegnante ed ebbe molti studenti, tra i quali Giovanni Battista Bergolesi. Il brano viene eseguito dal mezzosoprano Fabiola Mastrogiacomo, accompagnato all'organo da Riccardo Tiberia. Composto dal più grande compositore di musica romantica per organo, il belga Kaiser August Franck. Tra le sue composizioni sacre vocali più importanti si ricordano i tre offertori per soli, coro ed organo. Di questi vi faremo ascoltare il primo e l'ultimo movimento delle Dextera Domini, la cui esecuzione è affidata al coro e alle voci del tenore Enrico Talocco e del soprano Maria Grazia Molinari. All'organo Eleonora De Filippis dirige Guido Iorio. Thank you.
Ed ora un brano dedicato al Natale di Don Licinio Refice, musicista nostro conterraneo, originario di Patrica. Composto nel febbraio del 1943 e dedicato al celebre tenore Beniamino Gigli, è una lirica per organo e tenore che presenta contenuti melodici ed armonici riproposti in opere successive più importanti, tra cui L'Oracolo. All'organo Guido Iorio canta Enrico Talocco di Don Licinio Refice, Natale. Thank you.
Exultate, jubilate, è un mottetto composto da Wolfgang Amadeus Mozart a Milano nel 1773 per il castrato Venanzio Rauzzini, che interpretava il ruolo di Cecilio nella messa in scena dell'opera Lucio Silla al Teatro Reggio Ducale di Milano. Grazie ad un post-scriptum dello stesso Mozart, si sa che questo mottetto venne eseguito per la prima volta il 17 gennaio del 1773 nel convento dei Teatini a Milano, che aveva sede presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. Sebbene non sia una composizione di grandi proporzioni, essa è ritenuta fra i massimi esempi di musica vocale del giovane Mozart appena diciassettenne. È composto da 4 episodi. Il soprano Maria Grazia Molinari, accompagnato all'organo da Riccardo Tiberia, proporrà il primo dei 4, l'Allegro. Thank you.
dedica alla Madonna. Ascolterete il Magnificat, cantico di Maria Vergine, contenuto nel primo capitolo del Vangelo di Luca. La musica è stata composta da Giovanni Battista Pergolesi, musicista della prima metà del Settecento. Originario di Iesi nelle Marche, studiò nel celebre conservatorio Santa Maria di Loreto in Napoli, avendo come insegnanti, tra gli altri, Francesco Durante. I solisti del coro, infatti, seguiranno uno dei brani più commoventi e famosi del Natale. Il brano è stato interpretato da artisti del calibro di Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Whitney Houston, Céline Dion, Ion Anderson e José Feliciano e tanti altri. Stasera